Brick Grass Generation, il fascino del brick, la forza del grass porcellanato. Ceramica rondine, italiani per stile. Buonasera. A causa del freddo di questi giorni e dell'abbassamento delle temperature previsto per i prossimi, questa mattina il sindaco Claudio Pistoni ha deciso di prorogare l'accensione degli impianti di riscaldamento fino alla fine del mese di aprile. Importante appuntamento domani mattina al Pala Paganelli con Roberto Saviano. Lo scrittore terrà un incontro riservato ai ragazzi delle scuole superiori sui temi della legalità e della lotta alle mafie. L'evento è organizzato da Comune, Babel Agency e Fondazione Cassa di Risparmio. Oltre 1.500 i partecipanti previsti. Continuano lungo il fiume Secchia i lavori del consorzio di bonifica per la realizzazione di una centrale idroelettrica. A questo proposito, la traversa tra San Michele e Castellarano rimarrà chiusa fino a sabato. Ufficialmente aperte ieri le iscrizioni per la Sasmania 2017. L'evento, in programma il 27 maggio, prevederà un tour enogastronomico tra città e campagna, composto da 9 tappe. Per le iscrizioni è possibile consultare il sito www.sasmania.com o recarsi al Temple Bar. Passiamo allo sport. Tornano in campo Francesco Magnanelli e Davide Biondini dopo i rispettivi gravissimi infortuni. I due centrocampisti neroverdi oggi hanno risposto alle domande della stampa allo stadio Ricci, prima dell'allenamento pomeridiano. Allora, facciamo una domanda ad entrambi. Intanto, come state, a che percentuale siete e che probabilità ci sono di vedervi in campo nel giro di una o due settimane? Vai, Magna. Sto abbastanza bene, nel senso che il percorso di recupero sta svolgendo al termine, e però è normale che dopo 4 mesi di inattività devi riprendere tutte quelle sensazioni, devi riprendere un po' di amicizia con il terreno di gioco e quindi ancora ci vorrà del tempo. Io avrò ancora 2-3 settimane, lavorerò a parte e quindi diciamo che mi rivedrete fra 3 settimane almeno, non prima. Poi finisce tutto? No, ancora c'è qualcosa. Io mi sento abbastanza bene, ho iniziato a fare qualcosa con la squadra e quindi penso che se per la partita contro l'Empoli di essere a disposizione del mister. Questo non vuol dire che sarò in condizione, in grado di giocare o di fare chissà quanti minuti, però almeno di essere a disposizione, ecco. Però siamo stati abbastanza veloci rispetto e in anticipo rispetto a quelle che erano le previsioni, quindi bisogna anche rispettare determinate scadenze, determinati tempi che sono comunque fisiologici, indipendentemente da come mi posso sentire o dal fatto che sia andato tutto benissimo fino adesso. Quindi ho questa settimana e la prossima per lavorare completamente con la squadra, vedere quali saranno le risposte e poi la speranza è quella di essere a disposizione per Empoli. Ma sì, io personalmente ho l'ambizione, comunque la voglia di cercare di tornare prima possibile. Mi sono dato degli obiettivi e personalmente li voglio, in qualche modo, sempre rispettando un po' il percorso, li voglio raggiungere. Purtroppo questo è un campionato in cui, o per fortuna, è un campionato in cui le ultime tre hanno fatto fatica e diciamo che siamo tranquilli da un po'. È pur vero che c'è un campionato da finire, ci sono di varie situazioni personali da finire al meglio, c'è chi comunque vada a cercare di mettersi in mostra, c'è chi deve riconquistarsi un contratto. Credo che gli stimoli non debbano assolutamente mancare, ma la partita di sabato con la Sampdoria l'ho dimostrato e credo che lo dimostreremo e lo dimostreranno anche domenica, quindi cercheremo di finire al meglio perché bisogna comunque cercare di ottenere una posizione migliore di quella di adesso.
Sono d'accordo con Francesco, di sicuro questo è un periodo in cui dall'esterno non arrivano tanti stimoli, però è anche vero che chi fa questo mestiere gli stimoli li deve avere dentro, perché si deve, si può migliorare sempre e degli obiettivi raggiungibili ci sono di settimana in settimana, quindi non mi piace neanche tanto affrontare questo argomento, perché sembra che solo perché le ultime tre squadre abbiano fatto più fatica rispetto agli altri anni e i giochi siano un po' chiusi, diciamo così, una squadra possa permettersi di non avere stimoli, perché non credo. Sarebbe una cosa, un limite molto grande, e non penso che questa squadra abbia fortunatamente di questi problemi. Poi ci sono tante situazioni anche a livello personale che permettono di avere degli obiettivi anche a breve termine. Basta solo pensare, come diceva Francesco, che siamo 7-8 ragazzi in scadenza di contratto, quindi già quello è una buona garanzia a livello di impegno e di quello che può essere l'obiettivo di tanti di noi, ecco. Grazie per essere stati con noi. Per questa edizione di Sassuolo Oggi TG è tutto. Arrivederci a domani. Brick Grass Generation, il fascino del brick, la forza del grass porcellanato. Ceramica rondine, italiani per stile.